Salve popolo di YouTube, benvenuti su Shion, io sono sempre Neo82 e non si ferma la nostra rassegna sulle scatole dei giochi di Sonic. Nel primo video vi ho fatto vedere, vi ho messo in confronto il primo Sonic 16 bit con Sonic Adventure, con Sonic Generation, quindi diverse generazioni di Sonic. Poi ho messo a confronto di Sonic 16 bit che avevo nella mia collezione, quindi i primi tre Sonic e poi anche Sonic & Knuckles. Ora è il turno dei giochi di Sonic, ma non su Mega Drive, bensì su Master System. Forse non tutti sanno che i giochi di Sonic su Master System non sono uguali a quelli Mega Drive, cioè sono dei giochi completamente diversi. Sì, sono sempre giochi di Sonic, ci sono delle analogie, ma fondamentalmente livelli, diverse altre cose, anche il design degli stessi livelli, le ambientazioni, sono, le musiche, sono tutti diversi. Beh, noi non ce ne importa fino a un certo punto, perché qui adesso noi dobbiamo parlare delle confezioni. Allora, prima di tutto, ancora non ho parlato delle confezioni Master System. Però le cose Master System si ricordano bene perché di solito sono molto brutte, almeno quelle del primo periodo sicuramente sono brutte. Queste invece fanno parte di una sorta di periodo, di un secondo periodo del Master System. Siamo già, mi sembra, nell'epoca del Master System 1, se non ricordo, scusate, del Master System 2, se non ricordo male. In ogni caso qui già che Master System ha iniziato ad avere questa copertina fatta sempre nella stessa maniera, cioè hanno sempre dietro cosa tipica dei giochi, delle scatole dei giochi Master System, è ad avere i quadrettoni dietro come un quaderno, no? Di matematica. Però in queste nuove versioni, in questi nuovi giochi, c'è un bel artwork, un bel disegno che tang, si mette qua e domina tutta la confezione. Siga Master System, scritto qua su, separato. Il tagliandino qui che ho scritto action, per dirci che questo è un gioco action, cioè è un action, capito? Sì, è un gioco d'azione. Sotto Sonic scritto in rosso, che è nel nostro caro vecchio Sonic 16 bit è blu, invece qui è rosso, non so, forse magari c'è un po' di come si dire, magari è voluta la cosa, non lo so. Poi abbiamo anche qui Sonic che domina la scena, cioè è il centro, no? Sta statua di Sonic col ditino famoso. Tantissimi anelli che riempiono tutta l'inquadratura e poi abbiamo questa cosa strana, cioè una ricostruzione appunto di Green Hill, sembra, molto bella secondo me, però stranamente tonda, cioè nel senso c'è questa forma, vedete, a conca qui con le palme che convergono verso Sonic e poi sullo sfondo abbiamo un lago con delle montagne dietro. Beh, insomma, molto affascinante, secondo me. Buonissima copertina per Sega Master System. Ovviamente anche qui non cala Sonic in nessuna situazione, fa vedere solo lui, lo mette al centro, un po' come succedeva qui. Però a differenza del Sonic Mega Drive, come dico sempre, Sonic Mega Drive aveva il difetto che, insomma, è un po', no? Cioè, butta Sonic in questo sfondo bianco, beige, e in un certo senso, boh, è un po' anonima come cosa, insomma. Invece qui almeno dà più personalità, facendo vedere un po' l'ambientazione tipica di un livello di Sonic senza svelare niente, insomma, senza. Cioè, non è proprio un'ambientazione, ma è comunque una ricostruzione di un'ambientazione. Il lato, c'è la riproduzione di Sonic qui, e il retro, anche qui come nel Mega Drive, non c'è nulla di strano, tutti i giochi Master System più o meno hanno questo retro qui, con i quattro screenshot molto piccoli, purtroppo, e le vaneggianti sinossi qua dietro. Vabbè, round e altre cose, non ci interessa. Non male la confezione di Sonic 1. Sonic 2 è un altro gioco diverso da Sonic 2, non c'entra niente con Sonic 2 del Mega Drive. Uguale set, come vedete, sempre i quadrettoni Master System sotto, titolo sotto, quadrettoni in sfondo, titolo sotto. Sonic 2 sempre con l'arancione giallo che c'è anche nella confezione Sonic 2 del Mega Drive.
E poi abbiamo questo artwork che, come dicevo l'altra volta, se avete visto il mio video, cala Sonic in una situazione di azione, insomma, una situazione dinamica di gioco, e non più in questo astratto, no? In questo limbo astratto, in questo non luogo. Abbiamo in un luogo, cioè non abbiamo più Sonic in un non luogo, ma abbiamo Sonic in un luogo, appunto, in una situazione dinamica, in una situazione d'azione. Sonic sopra un deltaplano, dice, ma che voi direte, ma che cacchio ci fa Sonic su un deltaplano? Vi dico che va bene così perché in Sonic 2 per Master System si possono usare i deltaplani, ci sono dei livelli dove si possono usare i deltaplani. Abbiamo sotto Tails, che anche qui faceva il suo ingresso su Master System, che corre su un ponte, e che qui abbiamo questa ambientazione molto simile alla Green Hill vista qui. Questi nemici strani qua che non, sinceramente non ricordo del gioco, e poi il solito Robotnik Eggman che arriva a contrastare Sonic. Sonic ci fa l'ok, tutto ok, perfetto, non nulla di male, fantastico. Abbiamo anche un po' di linee cinetiche, se avete qui, per dare sensazioni di movimento, nulla di strano, abbastanza accattivante come confezione, con copertina molto action, no? Ci butta dentro nell'azione. Qui come al solito abbiamo sempre la solita riproposizione della copertina, il dietro nulla di particolare, uguale all'altro, quattro screenshot molto piccoli, troppo piccoli forse, e poi le sinossi, le fantastiche sinossi sgrammaticate. Ho un appunto da fare perché esistono due versioni, se non ricordo male, esistono due versioni di Sonic 2 per Sega Master System. Una è questa, che è quella più comune, che nel retro appunto i quattro screenshot. E poi ce n'è un'altra, state molto attenti, perché ne esiste un'altra che ha, invece di avere quattro screenshot, ha due screenshot qua su in alto. Questa è una versione molto più rara di Sonic 2, quindi se la trovate in giro, state attenti, perché, cioè, insomma, ricordatevelo, perché è una versione molto più rara, quindi vale molto di più di Sonic 2 normale. E poi abbiamo il seguito. Qui le cose si complicano un po', perché su Mega Drive Sonic abbiamo Sonic 2, Sonic, Sonic 2 e Sonic 3. Su Master System invece e Game Gear, che vi ricordo questi giochi sono usciti uguali identici anche per Game Gear con le stesse artwork. Comunque, chiusa parentesi, del Game Gear, la cosa strana è che su Master System e su Game Gear non esiste Sonic 3, esiste questo cosiddetto Sonic Chaos, che in realtà è il titolo europeo di, se non ricordo male, Sonic and Tails. Il gioco originale dovrebbe chiamarsi in Giappone Sonic and Tails, uscito solo per Game Gear. Invece per Master System hanno portato praticamente questo Sonic and Tails per appunto Master System in Europa, e in America penso di no, solo in Europa, e chiamandolo appunto Sonic Chaos. Quindi non esiste Sonic 3, esiste Sonic Chaos. Beh, chiusa questa parentesi, abbiamo set identico, il titolo scritto così, questa volta abbiamo Sonic the Hedgehog scritto qua, rilegato a questa barretta qui indecifrabile, e poi Chaos scritto in rosso. Anche qui abbiamo la contrapposizione tra blu e rosso, un po' come succedeva in Sonic & Knuckles. E poi abbiamo il disegno anche qui secondo me molto bello. Si vede Sonic anche qui calato in una dimensione di azione, con Tails che vola. Anzi, apro una parentesi subito, e in questo gioco, siccome in originale si chiama Sonic and Tails, si può interpretare anche Tails la prima volta su Master System. Comunque, chiusa parentesi, tutti e due i personaggi volano. Infatti la cosa un po' magari vi fa parlare un po' strana anche qui, perché stavolta qui Sonic aveva un deltaplano, qui invece Sonic proprio vola senza niente, così per magia divina. In realtà nel gioco esistono delle sorte di aeroscarpe, cioè sono delle scarpe che permettono a Sonic di volare, non così come lo vedete qui, ma semplicemente praticamente lo sparano in avanti con dei razzi. Vabbè, in ogni caso è un bonus che esiste solo in questa versione, solo in questo gioco di Sonic, e quindi non pare così strano che Sonic in questo artwork voli in questa maniera. Ci fa sempre l'ok. E poi la cosa che mi piace molto, una cosa che ho sempre molto apprezzato, i tre nemici che si vedono qui. Questi tre nemici che si vedono qui non sono nemici messi a caso, ma sono bensì tre boss del gioco uguali identici. Cioè voi in questo gioco troverete proprio tra i boss da affrontare questi tre qui.
quindi proprio, cioè, mi piace questa cosa perché crea una sorta di, come posso dire, di feeling, insomma, di continuity, di continuità tra copertina e gioco. Il retro abbiamo praticamente sempre quello, l'unica differenza è che gli screenshot sono un pochettino più grandi delle altre versioni. Vedete qui Sonic 2, Sonic, vedete Sonic 2, gli screenshot sono molto piccoli, cioè la lente qui almeno si riesce un attimo a vedere. Abbiamo anche uno screenshot di del livello bonus con questi anelloni giganti e Sonic che vola, non so, che non si vede, ma dovrebbe esserci qui Sonic che vola con le sue aeroscarpe, come dicevo prima. E niente, allora, di questi tre devo dire che sono tutti e tre ottimi lavori, secondo me, come copertine, molto accattivanti. Mi piace perché calano il 2 e il 3 e il 2 Chaos calano, appunto, come dicevo, Sonic in un contesto di azione dinamico e quindi più accattivante, secondo me. Il primo più celebrativo ricorda molto Sonic per Mega Drive, anzi direi che l'artwork è praticamente lo stesso, magari un po' ridimensionato su Master System, però vedete la stessa identica cosa, la stessa prosa, quindi la versione Master System sfruttava un po' quello che si era già visto nella versione Mega Drive, ma secondo me è comunque meglio la versione Mega Drive perché non c'è sto sfondo anonimo, ma c'è un contesto un pochettino più dinamico. Bene, per questo per oggi abbiamo finito e ci vediamo al prossimo video.